Le tartarughe d'acqua sono ottimi animali domestici e parliamo tutti i giorni qui su 11 Giga e oramai capite quanto amiamo questi animali. La domanda a cui però cerchiamo di rispondere oggi è: le tartarughe d'acqua sono animali costosi? Sono un'ottima scelta come primo animale? Ne parliamo oggi. Ragazzi, benvenuti a questo nuovo video e benvenuti ad 11 Giga, il canale YouTube dedicato alle tartarughe d'acqua. Parliamo praticamente due volte a settimana, oramai da quasi un anno, di questi splendidi animali, di quanto sono belli e dei consigli su come poterli allevare al meglio. Nel video di oggi però arriviamo ad una questione molto importante, che è innanzitutto se le tartarughe d'acqua sono animali costosi da mantenere e poi più in generale se sono e perché nel caso sono degli ottimi primi animali. Andiamo dritti al punto. Le tartarughe d'acqua sono perfetti animali domestici. Innanzitutto perché, tolto il primo periodo in cui una tartaruga baby si deve abituare all'ambiente e in generale anche voi dovete abituare a lei, inizia davvero a diventare molto semplice. Con qualche piccolo, qualche volta costoso però, accorgimento, infatti poi dovrete sostanzialmente lasciarle stare e lasciarle tranquille e darle quel minimo di attenzione che gli serve e che serve a voi ovviamente per garantire la loro sopravvivenza e per vivere al meglio il vostro animale. La parte più complicata e in generale la parte più delicata dell'allevamento della vostra tartaruga è la prima parte, che è praticamente quando comprate la vostra tartaruga, specialmente se è baby, e questa si dovrà ambientare al nuovo luogo, in generale semplicemente alla sua nuova casetta. Quando si parla di tartarughe baby abbiamo più problematiche, come per esempio la tartaruga può non mangiare, la tartaruga può ammalarsi se non gli diamo tutti gli strumenti necessari per vivere al meglio. In generale comunque è una fase in cui le nostre preoccupazioni sono sicuramente più alte, magari la vediamo meno attiva, la vediamo più spaventata e ci possiamo preoccupare un attimo di più. Oramai da un annetto all'interno del canale trovate praticamente video su ogni cosa e che vanno e devono andare a coprire ogni situazione proprio per aiutarvi a curare al meglio e ad allevare al meglio la vostra tartaruga. Una volta che la tartaruga cresce, beh, è tutto molto semplice. Loro continueranno a nuotare, gli dovete dare da mangiare, dovete semplicemente pulire i filtri nel caso e far sì che tutto funzioni, quindi le lampade funzionino, che l'acqua sia pulita, che il riscaldatore continui ad andare. Per il resto non sono animali che hanno bisogno di grande attenzione, non sono animali che vi girano per casa o che dovete portare fuori, ovviamente non avete bisogno di continuare ad interagire con loro e quindi potete semplicemente guardarle e rilassarvi guardando loro. Ora invece passiamo alle considerazioni da fare per forza. Prima cosa, le tartarughe d'acqua possono essere molto costose. Questo in generale è una problematica tra virgolette di un po' tutti gli animali, ma i rettili in particolare. Al di là del costo iniziale della tartaruga, che a seconda del negoziante piuttosto che della fiera, piuttosto che della specie della vostra tartaruga, può essere più o meno alto e in generale questo costo può essere relativo, il costo degli strumenti e di tutto ciò che vi servirà in generale da andare a comprare per loro inizialmente potrebbe essere l'ostacolo più grande. Partiamo ovviamente dall'acquario. Non possiamo andare a prendere, lo abbiamo già detto un milione di volte, le vaschettine di plastica da non usare perché è molto pericoloso per le vostre tartarughine. Di conseguenza partire con un acquario molto spesso può sembrare difficile. Se questo è il problema e una spesa del genere può essere problematica, non vi preoccupate, ci sono altre alternative, per esempio i box Samla IKEA, che ad un prezzo molto molto contenuto vi danno tantissimo spazio ed un alto litraggio e ovviamente vi permettono di andare a risparmiare per esempio sul costo di un acquario. Seconda problematica ovviamente per esempio può essere il costo del riscaldatore piuttosto che del depuratore. Questi due elementi sono fondamentali, anche qui ne abbiamo parlato molto spesso nei video. Il riscaldatore è fondamentale perché serve alle tartarughe per attivare il loro metabolismo. Ricordatevi infatti che le tartarughe sono animali a sangue freddo e hanno bisogno di un'acqua alla temperatura di 25-26 gradi costante, e una spesa iniziale quindi di 15-20 euro vi può aiutare ad andare ad eliminare spese molto costose come possono essere quelle del veterinario. L'altro fattore e sicuramente una delle cose più costose sono invece le lampade, innanzitutto perché hanno una durata molto più breve rispetto ad un riscaldatore ed un depuratore e anche poi perché hanno un consumo che può essere più alto e un costo iniziale molto ma molto più alto. Per lampade ai vapori di mercurio, come per esempio quelle della Trixie piuttosto che della Exoterra, parliamo circa dai 30 ai 50 euro, a volte anche di più. Anche questo è un costo che può spaventare molto, specialmente sapendo che poi in 8 mesi andrà riaffrontato. Ovviamente l'alternativa gratuita è il sole, ma non per tutti può essere così e in generale comunque avere
avere una lampada 2 in 1 UVB, UVA e spot sicuramente nel tempo vi aiuterà e anche qui aiuterà la vostra tartaruga. Spesso sento per esempio parlare di costi, sicuramente le lampade consumeranno un pochino di più, ma per quanto riguarda depuratore e riscaldatore, che sì, tengo acceso e andrebbero tenuti accese sia di giorno che di notte, il costo legato effettivamente al costo dell'energia elettrica è abbastanza esiguo. Al di là del fatto che un depuratore non consuma poi molto, per quanto invece riguarda il riscaldatore tenete conto che questi si accendono solo quando la temperatura dell'acqua si abbassa e di conseguenza deve essere riportata alla temperatura che voi indicate e che preimpostate. Ultimo ma non per importanza invece il mangiare ha un costo abbastanza esiguo. Se riuscite, come capita per esempio nel mio caso, a prendere il pesce fresco in una pescheria piuttosto che in un supermercato, riuscite in un modo o nell'altro davvero ad ammortizzare i costi. Detto questo, in generale tra pro e contro, la risposta alla domanda principale è sì, le tartarughe sono un ottimo animale domestico e sono anche un ottimo animale in generale. Un animale che vi può aiutare per esempio con i vostri bambini, che vi può aiutare a stare meglio, che vi potrà sicuramente dare tanto, seppur non è un cane che andrete a coccolare e con cui non ci potrete giocare. Una delle cose più belle per quanto mi riguarda delle tartarughe è semplicemente sedermi e guardarle. C'è qualcosa in loro che mi rilassa. Poi sono animali curiosi e sicuramente sono animali che vi faranno anche ridere. Ok ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito. Come al solito vi ricordo di iscrivervi perché ci sono due nuovi video a settimana, martedì e giovedì alle 15:15. Quindi iscrivetevi qui su 11 Giga, il canale dedicato alle tartarughe d'acqua e in generale ai rettili. Lasciate i vostri commenti all'interno della sezione dedicata, così mi fate sapere anche voi che cosa ne pensate di questi animali e secondo voi quali sono i costi e se sono costi che avete trovato o che trovate accettabili o non accettabili. E noi ovviamente ci vediamo nei prossimi video. Se vi chiedete che cos'è, questo qui è il telecomandino per far partire la telecamera. Guardate, 1, 2, 3.